Ciao ragazzi, finalmente sono arrivati gli ammortizzatori posteriori del nostro Kugo M4. Le prime impressioni molto molto positive, ma subito dopo la intro. Beh, sono appena arrivati, già li ho montati. La differenza è spaventosa, è una cosa veramente incredibile. Ti chiedi come mai non li montino già di fabbrica. Viene voglia di saltarci sopra, da quanto ora diventa morbida la guida su questo Kugo. Erano veramente troppo rigidi gli originali. Qui ad esempio in questa clip siamo nel ghiaino, no? Tutti i sassolini. Sembrava di essere nell'asfalto nuovo, appena messo, liscio. La differenza è indescrivibile, sembra di essere, ecco, su una nuvola. Come vedete, io ho montato i 125 mm, non i 110, e la parte retro, come si può vedere, rimane leggermente sollevata. Questo cosa vuol dire? Io lo preferisco, però ovviamente sono gusti. Perché in partenza, ad esempio, il monopattino è molto più stabile, perché essendo il retro leggermente alzato, il peso tuo automaticamente va verso l'avanti, va verso l'anteriore, e quindi eviti che si possa impennare, per esempio. Comunque riesci a fare più presa, perché il retro leggermente inclinato è come se ti facesse d'appoggiatacco, è come se parti già con il piede messo retro su un appoggio. Chi preferisce invece avere comunque il monopattino in pari, come era con gli ammortizzatori originali, gli conviene montare i 110. Io vi lascio in descrizione il link di questi ammortizzatori. Esteticamente, a mio parere, è tutta un'altra cosa. Fra la modifica del disco anteriore, che è maggiorato, e la modifica sul retro, per me il monopattino ha un'estetica veramente molto più bella. A breve, ragazzi, posterò il video del tutorial su come montare questi ammortizzatori. Ciao, al prossimo video.